Bentornati a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi la dottoressa Graziella Amadeo, direttrice dell'unità di neuromodulazione e ricerca clinica di Brain & Care e responsabile scientifico del congresso di cui ci parlerà oggi, ovvero il secondo congresso dedicato al benessere del cervello e della mente, che si terrà sabato 18 novembre al Centro Congressi FAST di Milano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui con noi oggi. Comincerei proprio chiedendole di parlarci, di raccontarci come nasce l'idea di organizzare questo congresso e di che cosa si tratta nello specifico. L'idea di organizzare questo congresso nasce innanzitutto dall'impegno di Brain & Care nel campo sia della formazione che dell'informazione su argomenti legati al tema della salute della mente e del cervello, che sappiamo oggi essere un argomento di grande importanza, proprio perché negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento importante dello sviluppo di patologie legate alla salute e al benessere del nostro cervello e della mente. Questo secondo congresso nasce anche grazie al successo del primo evento che abbiamo realizzato lo scorso anno a Rimini, e abbiamo visto che c'è una necessità da parte dei professionisti sanitari che operano nel campo della salute mentale e neurologica, una necessità proprio di confronto, di condivisione scientifica per conoscere anche le più recenti scoperte nel campo della salute mentale e neurologica, gli avanzamenti tecnologici e come tutto questo possa poi tradursi in percorsi di cura clinici efficaci per i pazienti. Il focus del convegno quindi volgerà sull'integrazione di metodiche innovative e tecnologiche all'interno di percorsi terapeutici personalizzati. Come mai la scelta di trattare questo tema e quali saranno alcune delle figure e dei professionisti che interverranno sulla questione nel corso della giornata? Esatto, questo è un punto centrale di questo evento formativo. Oggi più che mai c'è l'esigenza di strutturare dei percorsi di cura secondo un approccio multidisciplinare ed integrato. Cosa significa? Significa che diverse figure professionali, quindi non soltanto il medico, non soltanto il neurologo o lo psichiatra, ma anche la parte legata alla nutrizione, quindi gli specialisti nel campo della nutrizione oppure dell'attività fisica, e quindi anche psicologi, psicoterapeuti, ma anche i tecnici che operano nell'ambito riabilitativo dal punto di vista cognitivo o psichiatrico. Quindi tutti questi professionisti hanno l'esigenza di confrontarsi per elaborare dei percorsi di cura che siano integrati, perché oggi vediamo che l'unione e la combinazione dei diversi strumenti terapeutici, quelli più convenzionali, quindi immaginiamo la farmacologia, la psicoterapia, il supporto psicoeducativo, insieme all'innovazione tecnologica come è rappresentata dalla stimolazione magnetica transcranica, che è una tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva, sono l'essenza di percorsi terapeutici poi che determinano dei risultati clinici importanti e quindi che permettono il miglioramento della qualità di vita delle persone. Quali sono dunque le aspettative rispetto a un congresso del genere? Le aspettative è quello di avere un interesse da parte della comunità scientifica e clinica, e questo devo dire che abbiamo già ottenuto un elevato numero di iscrizioni. Possiamo dire che appunto a quasi due giorni dal congresso siamo quasi completamente sold out, sia per quanto riguarda la parte residenziale in presenza che per quanto riguarda la parte che verrà seguita online. E questo ci permetterà anche di creare una rete di professionisti che possano interagire
tra di loro e quindi attuare uno scambio di informazioni reciproche quando si tratta appunto di seguire un paziente nel suo percorso di cura. Certo, e prima di salutarci le chiedo se eventualmente volesse ricordare le informazioni principali o i contatti di riferimento per chi fosse interessato a partecipare al convegno. Certo, chi è interessato a partecipare può mandare una email direttamente a me scrivendo a g.madeo@brainandcare.com oppure chiamando alla nostra segreteria organizzativa allo 06 91 50 2790. Perfetto, io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie, arrivederci.